Buonasera ragazzi, scusate il ritardo, ma non ho potuto fare prima il video perché ho avuto degli impegni improrogabili. Nel mentre sono usciti anche i convocati di Napoli Juventus presente Bonucci, che molto probabilmente partirà dalla panchina, totalmente assente invece Arthur. Allora, detto questo, veniamo alla dodicesima puntata uh, della nostra serie Giovani Bianconeri. Oggi andiamo a trattare uno dei migliori prospetti italiani in circolazione per quanto riguarda il ruolo di terzino che sta assumendo sempre maggiore importanza per quanto riguarda il calcio moderno andiamo a conoscere meglio Tommaso Barbieri è nato il 26 agosto del 2002 dovrà compiere quest'anno 19 anni il novara lo libera per la cifra di un milione e mezzo di euro e uh, Barbieri era già nei radar della Juventus da più di un anno, infatti, ha anche giocato un amichevole contro i bianconeri uh, nel 2019. E per assicurarselo, Paratici e i suoi collaboratori hanno dovuto bruciare la concorrenza di uh, top team italiani ed europei, ad esempio il Chelsea, l'Inter, il Milan, la Fiorentina anche e uh, su tutti l'Atletico Madrid, perché proprio i madrileni praticamente l'avevano già in pugno ma eh, la Juventus poi si è fatta avanti, ha tentato l'affondo de decisivo che è andato a buon fine e eh, ha convinto sia il giocatore che il Novara della bontà del progetto, garantendogli un ruolo di primo piano in un campionato che lui conosce molto bene, la Serie C, con la Juventus Under 23 e probabilmente avrà garantito anche, sperando in futuro, eh, qualche viaggio, qualche convocazione con la prima squadra. È un predestinato, è abituato a bruciare in fretta le tappe. Nella scorsa stagione, pur avendo iniziato nella selezione under 17, ha collezionato 18 presenze proprio nel campionato di Serie C, realizzando il primo gol tra i professionisti e fin qui anche l'unico contro eh, i lombardi dell'Albino Leffe. Inizia la sua carriera da ala destra, da esterno alto, ma ben presto viene abbassato con. Uh, risultati eccellenti al ruolo di terzino destro. È un mix perfetto di resistenza e rapidità. È abile nello strappo palla al piede e anche uh, ha anche discrete doti uh, in fase di palleggio. È intelligente, uh, sa anticipare, uh, sfrutta spesso la sua fisicità. È alto 1,81 m e fa la voce grossa anche sui palloni più alti. In fase difensiva è già molto maturo. Oltre al. Uh, citato anticipo il ragazzo è anche solido in fase di copertura E si disimpegna con buoni risultati anche sulla fascia sinistra Pur prediligendo sempre uh, la fascia destra Quindi può giocare uh, su entrambe le fasce Per quanto riguarda la fase d'attacco è un po' più grezzotto come si dice in gergo Ha il passo giusto per poter diventare un esterno a tutta fascia Il cosiddetto fullback ma il suo ruolo naturale è anche quello dove ha maggiori margini di crescita Sa crossare molto bene con entrambi i piedi e ha un ottimo senso della posizione che gli permette di occupare molto bene uh, le zone in area. Il tiro ha la sua giusta potenza, ma uh, con lo sviluppo... Sia fisico che tecnico potrebbe diventare particolarmente efficiente nel corso della sua carriera. e eh, Barbieri ha tutto per diventare una delle versioni italiane di questo fullback, il terzino a tutta fascia, molto bravo in entrambe le fasi di gioco. La buona tecnica di base gli consentirà anche eh, di interpretare più ruoli con egual fortuna, chi lo sa, magari anche eh, come di pardo essere alzato. A esterno di centrocampo, oppure tornare nel suo ruolo naturale, perché no, quello di, uh, di ala. E, uh, la duttilità tattica è sempre più richiesta nel calcio di oggi, soprattutto agli esterni. E proprio l'ex Novara ha tutti gli strumenti giusti, tutti i requisiti per poter emergere come prospetto top in un ruolo in cui, tanto alla Juventus quanto in nazionale, lui ha fatto uh, due anni fa tre presenze con uh, la nazionale under 17 uh, con zero gol, uh, adesso è monitorato anche dalla selezione under 18, la concorrenza non è poi molto folta, uh, quindi qualora venisse convocato anche in nazionale avrebbe diciamo campo libero perché uh, la concorrenza non è poi così alta. Eh, quindi il tecnico Lamberto Zauli avrà quindi a disposizione un diamante grezzo come abbiamo detto prima la cui luce però pare già essere abbagliante inoltre non dovrebbe avere troppi problemi di adattamento come abbiamo detto prima lui è un, è un ragazzo che conosce molto bene il campionato di serie C. E uh, i suoi idoli sono uh, Trent Alexander Arnold e Joao Cancelo che ha giocato con noi nella stagione 18-19. Due dei migliori terzini del mondo, entrambi giocano in Premier League. E uh, se, il se il buongiorno si vede dal mattino, uh, per noi la giornata sembra promettere molto molto bene. E va bene, questo è il quanto. Allora, secondo me Barbieri, uh, noi un po' ci mancano i terzini, no? Uh, ci mancano... Uh, ci manca soprattutto un terzino destro che sappia, diciamo, um, diciamo, un terzino di riserva, ecco, che possa emergere una specie... Io gli farei fare quasi lo stesso percorso di frabbotta, cioè uh, magari fargli fare una partita, poi se va bene magari portarlo in pianta stabile, in prima squadra, più in là parlo. Se no eh, lo rimandi all'under 23 per farlo crescere un altro pochettino. Secondo me questa dovrebbe essere la mossa, cioè promuoverlo in prima squadra, eh, stile frabotta, senza andare a prendere altri elementi sul mercato e farlo crescere direttamente in prima squadra. Questo almeno è quello che penso. E eh, visto che eh, poi può anche stare un po' più in alto, magari lo proverei anche, eh, faccio l'azzardo anche al posto di quadrato, chissà. Magari eh, potrebbe anche andare bene tutto eh, mai dire mai insomma. No? Va bene, questo è il quanto. Noi ci vediamo domani verso l'ora di cena per uh, il post partita di Napoli Juve. E, e niente, questo è il quanto, ci vediamo domani. Ciao, ragazzi, buona serata.